È tornata? Come dite? È tornata? Ebbene sì, signori, è tornata la Minecraftita. Perché c'ho ancora il telefono? Via il telefono. Oddio, lo stavo facendo cadere. Oh mio Dio, stava per finire in tragedia. Iniziamo. Ma dai, siamo tornati con la pioggia, signori. Ebbene sì, come avete visto dalla intro, tra molte virgolette, we are back. Sia su Minecraftita, sia con le intro ignoranti. Che su Minecraftita, come vedete, non mancano mai. E ho parlato sbiascicheando. Ma va bene, signori, perché su Minecraftita tutto è possibile. Oggi cosa andiamo a fare? Non ne ho idea. Perché come fanno i peggiori insegnanti, non si preparano le lezioni. E io non mi sono preparato il video. Perciò andremo totalmente a caso a fare cose totalmente a caso. E sì, ho pure tirato una mina nei confronti degli insegnanti. E non fa mai male. Quindi lasciatemi un minutino per pensare e poi vi dico cosa andiamo a fare. Ho pure fatto la rima, auto 5 per la rima, woo! Siamo carichi. Siamo carichi. Ho un'idea. Potrebbe essere scema, ma ho un'idea. Sapete cosa possiamo tranquillamente andare a fare? Il sentiero. Ebbene sì, signori, il sentiero che tanto avete decantato e non abbiamo mai fatto, appunto, nel villaggetto. Ora non saprei bene come farlo perché potrei far abbastanza vomitare e potrebbe uscire uno schifo totale. Oddio, sapete cosa posso fare? Un video solo in rima. Sarebbe ignorantissimo. Tipo, se io facessi una cosa... Ecco, ho già sbagliato. Vabbè. Se io facessi una cosa del genere, potrebbe uscire bello, potrebbe uscire brutto, non lo so. Però io non voglio usare questa pala. Quindi mi crafto una pala con i diamanti. Ce li ho i diamanti, ne ho un botto. Mi crafto una pala, a meno che non ce l'ho già. Nope. E poi andiamo a fare un sentiero. Ok, palettina fatta. Non l'ho ovviamente potenziata perché sarebbe uno spreco. E qua, vabbè, lasciamo perdere. Qua il sentiero c'è già, bene bene. Sto coso quanto mi triggerà. E mi trigger anche qua che non c'è il sentierino. Quindi sentierizzati, bitch. Ora, voi, dato che oggi lo farò chiaramente sbagliato, scrivetemi nei commenti come farlo al meglio. Perché io in queste cose non sono minimamente capace e mi vergogno di me stesso. Bravo, Master. Lacrima che scende. Quindi io continuerei tipo così. Non lo so. Perché devo fare i sentieri? Ecco, ho sbagliato. Porca merda, ho sbagliato. Allora, qui fa così, che arriva qui, magari lo posso estendere fino all'entrata. Tipo una cosa del genere, secondo voi, parere personale vostro, ci può stare? Non ci può stare? Non ci può stare. Ok, ho capito, fa schifo, grazie. Bravi, sì, insultatemi. No, bravi, insultate. Fate bene. Dai, non so come sentierare. Intanto facciamo tutto dove vedo. Ma cosa sto dicendo? Andiamo a vedere qua dove c'è la casa. Se si può sentierare qualcosa, va là. Dai, ho visto i vostri... Oddio, sapete cosa non faccio da tantissimo tempo? Lagga un botto. La serie World Tour. Madonna, non la faccio da tantissimo tempo. Signori, scrivetemi nei commenti chi vuole che io esplori il mondo. Fate a gara, uccidetevi, faremo un deathmatch a squadre. E poi al vincitore che avrà eliminato i propri contendenti gli si potrà esplorare il mondo. Nel dubbio sto facendo vomitare a fare, ma proprio vomitare a fare il sentiero. Qui lagga per la farm di polli automatica, quindi vabbè, lasciamo perdere. Torniamocene in posti meno lagganti. Tipo che devo assumere uno di voi che mi venga qua nel mio mondo a fare il sentiero, perché io non sono in grado. Ora, nella mia testolina c'è una bella idea, ovvero quella di collegarlo al coso delle cose. Vabbè, avete capito, si spera. E tipo possiamo fare così, che arriva qua davanti. Tuk 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 tuk. Dai, vediamo se ti colleghi. Vediamo se ti colleghi o non ti colleghi. Cioè, io sono tornato su Minecraftita per rovinare sostanzialmente, perché questo si chiama rovinare il mondo. Bravo, Master. No, ma bravo, continua così. Proprio sei un fenomeno. GG, proprio bravo. Dai, guardate che cosa sto andando. No, rovinare. No, voglio piangere. E carino. Sni. Allora, l'ultimo sentiero che facciamo, e poi cambiamo ovviamente cosa da fare, perché mica facciamo tutto un video con i sentieri, sarà quella di portarlo, facciamo così, verso quella roba lì. Quindi tuk tuk tuk, vai dritto. Ok, sapete cosa possiamo fare? Possiamo andare a migliorare la zona dello spawner di zombie, mi sembra, sì. Vedete come quanti sono e come quanti morti sono. Yeah. Qua che schifo c'è, non... Ah, c'è una caverna. Oh, salve. Bene, teniamola buona sta caverna. Dicevo, quasi vado a crearmi delle scalettine di qualcosa. Non lo so, ora vi faccio vedere. E ci andiamo a migliorare questa zona. Credo proprio che sia l'idea più bella. Quindi vi faccio un mega super iper mega super
taglio, ci andiamo a fare le scalettine e ce le mettiamo tutte, così almeno voi mi scrivete per il prossimo episodio cosa andare a fare. E tranquilli, lo so, ci sono tutti i commenti esattamente lì dentro in quel tempio, nel tempio degli iscritti, ci sono tutti i vostri commenti che dovremmo andare a fare. Però scrivetemene altri, così abbiamo più idee, anche se molti di quelli tra l'altro li ho anche già fatti, quindi bravo master. Allora, ho preso le scalette dei mattoni di pietra, un po' di robo muschioso e i mattoni di pietra normali. Tra l'altro ho anche riparato le armi e le robe, quindi bene, perché boh, non faceva mai male. Quindi ora vado a mettere tutti i cosi, magari vi farò qualche taglietto, vediamo com'è. In caso se avete dei suggerimenti migliori fatemelo sapere nei commenti, tipo qua posso mettere questo, qua questo e qua questo, faccio un po' alternato, non so, scrivetemelo voi nei commenti, ci vediamo tra poco. Allora, ho messo tutte le scalettine qua, ora devo andare a chiudere con questi blocchi altrimenti si cade nella caverna. Vedete come ho messo tutto? Vabbè, poi ve le faccio vedere mentre saliamo. E qua appunto si scende, facciamo che metto l'ultima qui per salire, perfetto. Qua c'è lo spawner di mobbi, i mobboni, gli zomboni, che frutta un botto. Tra l'altro di là c'ho anche quello di scheletri, che è ancora meglio. E ora appunto, come vi ho detto all'inizio del videozzo, che tipo qua devo cambiare la scala perché l'ho messa male. Ok, vediamo se ora si sale, perfetto. Dicevo, come vi ho detto all'inizio, qua ora cambio un po' il tutto. La terra per ora la lascio, in caso inizio a cambiare da qua. Quindi io, il mio piano era alternare appunto questi materiali che ho nell'inventario, e niente, inizio a metterli sperando che sia una buona idea. Del tipo, se faccio magari uno qui, uno qui, uno qui, e invece di là togliamo un attimo questi, datemi questi mattonzoni, ci metto questo, questo, questo e questo. Vediamo. No, l'ho messo troppo dietro, mettiamolo qua e mettiamone un altro qua, vediamo se dà l'idea. Ma sì, dai, ci può stare, ci può stare. Quindi vi faccio un mega taglio, in caso vi farò vedere alla fine come è uscito. E ho appena rotto una torcia. Ok, ci vediamo dopo. Per adesso, ma basta, quanti zombie! No signori, li ammazziamo tutti, oddio guardate quanti. Cioè, questa farm, tra virgolette. Oddio. No vabbè, The Walking Dead, The Walking Master Dead. Oh mio Dio. Cosa? Dell'argento. Che casino. Oh, state un po' zitti, basta, fine. Niente, non muoiono più, non muoiono più. In un secondo abbiamo farmato tanta di quella roba da far schifo. Comunque ho fatto tutto il coso, ho sprecato un po' di materiali, alcuni li ho messi anche già via. Non ho fatto tutto però, ho fatto, vedete, solo la parte di sinistra. Quella destra non l'ho ancora fatta perché non c'ho voglia. La faremo, o meglio la farò off camera, poi ve la farò vedere. Poi ve la farò vedere nel prossimo episodio. Qui tac 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 c'è tutto. E tra l'altro, tramite il potere della pala, qua mettiamoci il blocco d'erba, ho usato il silk touch della pala, quindi perfetto, dai. Molto carino, così almeno potete consigliarmi come continuarlo, che magari se avete un'idea migliore la vado a fare. E tolgo quella che ho appena fatto adesso. Quindi dai, è stato un episodio abbastanza carino, ce ne torniamo nel magazzino, finiamo con una rimettina. Io, signori, come sempre, salvo ed esco e mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto, non portavo Minecraftita da tipo più di 10 giorni, quasi 2 settimane. Vabbè, siamo tornati alla grande. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, lo solito ora, ovvero l'1:45, perché appunto avete iniziato le scuole. Fatemi sapere se preferite altri orari, non lo so, ci si mette d'accordo. Con un nuovo video, ciao! Quanto mi piace Minecraftita! Woo!